Ciao, grazie. Primo freelance camp che mi sono raccontato da un amico qualche mese fa e chiaramente lo posso fare online perché sono da Berlino. Ciao, sono Alex e parliamo di meeting che credo ovviamente cominciamo bene, credo che sia l'argomento che preferiamo tutti, ovvero quando abbiamo l'agenda vuota, no, non ho niente a fare la prossima settimana, quello che vorrei sono più meeting. Quella è la prima cosa che pensiamo. Immagino, anche soprattutto i freelancer lo facciamo per questo. Ok, no, non ero io così, anzi, l'opposto. Come idea, se vi immaginate il cliché della persona che può odiare maggiormente i meeting, per me come cliché è Dilbert, ovvero ingegnere programmatore, introverso e nerd. E Dilbert c'est moi, ovvero sono programmatore e ingegnere. Introverso di certo e nerd, insomma, parleremo delle nerdate, ma lo posso assicurare. E mi sono riuscito a passare tramite varie esperienze e anche facendo di necessità virtù, da dunque, come informazione, essendo ingegnere, le mie slide sono di altissima tecnologia. Sono riuscito a passare da odiare i meeting, tutti i meeting sono il male, sono l'equivalente di Ebola e il Covid messo assieme. E negli anni ho visto la terra promessa, ho visto l'illuminazione e sono arrivato a pensare che semplicemente odio i meeting fatti male. Yay! Questa era la buona notizia. La cattiva notizia è che la maggior parte dei meeting sono fatti male, in quanto la maggior parte sono orrendi. Ora, come la mia idea in questi abbondanti, credo, 7 minuti che mi rimangono, è di spiegare come ci sono arrivato, quindi convincervi che è possibile apprezzare alcuni meeting e poi un paio di dritte su cosa funziona per quello. Dunque, prima di tutto, l'altra cosa che probabilmente Dilbert non fa è che co-organizza una serie di eventi, co-creare nella mia bolla, tra cui per anni mi sono occupato di modalità alternative di relazioni, parola chiave, poliamore, cose del genere. E viene fuori stranamente che se si vuole fare cose con altre persone, tocca incontrarle. Me ne sono reso conto dopo un po'. E se si vuole imparare da altre persone, tocca incontrarle. E se vogliamo insegnare ad altre persone, ancora tocca incontrarle. Quindi a un certo punto dice: vabbè, ok, allora i meeting sono necessari. Bene, primo blocco, anche se non ti piacessero, sono necessari. Però resta un po' del fatto che, vabbè, ok. La medicina è cattiva, però sto dicendo che invece alcuni meeting mi piacciono, nel senso ne organizzo vari e quando sono fatti bene mi piacciono, quando sono fatti male cerco di evitarli. Quindi, comunque, da ingegnere, se sono necessari è un problema da risolvere. Ora, quello che mi sono reso conto, un po' come un momento di illuminazione, e come tutte le illuminazioni ve le provo a passare, e se ci siete già arrivati sarete oppure incomprensibile. Per prima cosa mi sono reso conto che incontrare persone può essere piacevole. Ora capisco che la maggior parte delle persone è normale, io da introverso ci ho messo un po', insomma, incontriamo amici, andiamo a feste, andiamo a eventi, andiamo a festival, andiamo a un conference, anche pure online in cui ci guardiamo le 7 schermate, di persone, quindi incontrare persone può essere piacevole. In un meeting incontriamo persone in qualche modo, quindi potrebbe funzionare, no? E cosa numero due, risolvere problemi con altre persone e discutere con persone intelligenti cercando di risolvere, di fare cose assieme, è divertente, è piacevole. È il business model dell'escape room, è anche insomma, io tra gli eventi in cui partecipo sono quelli stile Burning Man, in cui decidiamo di andare nel deserto, in Europa in questo caso, senza niente, mettiamo su una specie di villaggio e quindi tocca farlo star su e sopravvivere perché non c'è acqua, non c'è elettricità. E quindi questo è possibile. E come ho trovato? Bene, facendo, dicevo, mi occupavo di relazioni e delle come scegliere la propria relazione, in modalità relazionali, e ho cominciato a organizzare una cosa che a suo tempo chiamavamo il ricettario relazionale, ovvero trovare ricette per far funzionare le relazioni. Si è evoluto in relationship cookbook e poi alla fine in cookbook, perché ormai parliamo di come far funzionare la vita. Gli ultimi due eventi erano rituali personali e finanze, quindi insomma non proprio relazionali, la mia relazione con le finanze.
E pian piano, prova, copia, eccetera, ho trovato alcuni modi. Quindi, da come lo vedo io, il cookbook ha quattro strumenti principali per farlo funzionare e mi sono reso conto che quando non ci sono, più o meno i meeting peggiorano, 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 quando tutti non ci sono, il meeting è orrendo. Quindi li chiamo i quattro cavalieri della mitica lisse, ovvero le quattro cose che distruggono un meeting. E adesso credo di avere 4 minuti, provo senza mangiarmi troppo le parole, a raccontarli rapidamente e dare qualche strumento, così vado a casa, mi faccio il Tre i prossimo. minuti che ti restano, Infatti quindi ne ho tre? prezzi. Tre, benissimo, ancora peggio. Sì, perché ho cominciato. Benissimo, allora. Primo cavaliere della mitica lisse, il cavaliere degli eventi che si espandono a oltranza. Tutti siamo stati a un meeting in cui due persone si accaparano e bla 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 vanno avanti e tutti gli altri tipo non ne posso più. Il problema è che gli altri sono separati nella propria testa e non abbiamo modo di comunicare con gli altri e i due che si accaparano bla 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 bla. Allora, questo secondo me è una cosa mortale in qualunque meeting. Io propongo una cosa che in italiano non ho trovato. Lo chiamiamo il time boxing. Credo il tempo in scatolato non funziona, però vabbè. Vivo a Berlino, quindi tendo a parlare un po' italianito corrigendo. La maggior parte dei meeting interessanti, come adesso, tipo io ho 8 minuti, c'è un tempo limitato per parlare. In quelli che organizzo io è a scalare, quindi per esempio 9, 5, 3 e 2. E alla fine di ogni blocco si chiede al gruppo: vogliamo continuare o no? Quindi se due persone sono gasatissime e nessun altro vuole, passiamo oltre. I sistemi per votare sia di persona che online li usiamo molto avanzati. Sì, voglio continuare. No, non voglio continuare. Due si eliminano, alla fine conti quelli che restano. Questo aiuta moltissimo e toglierlo è un macello e se proprio serve alla fine si può votare qualcosa. Seconda cavaliera della mitica lisse. Non me ne importa niente di quello che si sta parlando. A me capita per lavoro che tocca andare a un meeting, buono, pagano. Altre volte però andiamo e l'argomento è un po' vago e crediamo che, ah, si parlava di questa cosa qui. E dopo 2 ore circa dicono, bene, negli ultimi 4 minuti, ora parliamo di questa cosa importantissima, tu sei lì. O ancora peggio a dire, bene, ne parliamo la prossima volta, ok, ora mi ridate le mie 2 ore precedenti. Quindi avere un ordine del giorno chiaro, oppure ci sono modi per scegliere al volo, di solito lo facciamo nei miei eventi perché sono stile anarchico in conference, ma non in questo caso. Terzo cavaliere della mitica lisse per me, il parlarsi sopra, ovvero tutti parlano addosso, oppure c'è il capetto che parla più di tutti, oppure le persone che hanno cose da dire non riescono a parlare. Io propongo sistemi di moderazione. Online, Zoom aiuta, di persona io l'ho ciuffato principalmente da Occupy Wall Street, che dice qualcosa sulla mia attitudine. Ci sono modi dal basso con tutto il gruppo o anche dall'alto facendo il leaderino per far sì che in qualche modo tutti siano inclusi. Quarto cavaliere al volissimo, e questo è l'unico in cui non ho strumenti specifici ma solo una linea guida personale, il parlare d'aria. Ora, a alcune persone può piacere parlare di massimi sistemi. Proroga di 1 minuto, Alessandro. Però, ragazzi, no, avevo 10 secondi, ce la dovrei fare. Parlare di massimi sistemi può essere divertente. Non per me, non in un meeting di 40 minuti di un'ora, quindi trovare un modo di mantenere le cose concrete, personali, esperienze personali. E quindi, molto rapidamente, questi erano i quattro cavalieri. Dunque, chiaramente, essendo ingegnere informatico, avendo fatto il webmaster in passato, il mio sito è under construction, quindi se vi interessa qualcosa, potete mandare una domanda a joinecookbook.com, che in questo momento è vuotino, c'è cioè il WordPress vuoto, oppure al vecchio sito che parla principalmente di relazioni e c'è anche però il modo di tenere un cookbook e la guida su come farlo online. Negli ultimi 4 mesi ne ho fatto un sacco, funziona ed è divertente. È divertente incontrare persone e può funzionare. Quindi nel complesso un meeting può essere divertente, prometto, avete la mia parola. Ma quindi l'idea è che se non funziona, è un problema da risolvere.